ragazzi, ci siamo. Siamo tornati finalmente qui negli studi di RSE Radio Web, che si è trasformato ed è diventato RSE Live Streaming. Tutto nuovo, troverete tutto quanto sui nostri social, Instagram, sempre con RSE Live Streaming, e Facebook, poi il nostro sito ufficiale. E infine andate a vedere tutte le nostre puntate di tutte le persone che sono qui in radio. Adesso parliamo del mio programma. Io sono Marco Fiori, mi presento e conduco Talent Scout, che prevede appunto intervista a numerosi cantanti nuovi del palcoscenico, insomma. Quest'oggi qui con noi abbiamo Alessio. Ciao, in arte. Marco, grazie. Scenderei con noi per la prima puntata appunto di Talent Scout. Sono felicissimo di averti qui. Grazie mille per l'invito. Grazie a te per aver accettato. Bene, intanto partiamo con il saluto agli sponsor, che abbiamo con noi Benzina del mio amico Aldo Brigandì di Ravenna, che lo trovate nel suo negozio di abbigliamento bellissimo. Ti dico, se vuoi andarlo a trovare, mi fa piacere, perché veramente piace molto la moda, quindi. E l'abbigliamento che ha è bellissimo, in via Fanti a Ravenna in centro. Poi abbiamo il nostro amico tattoo e piercing, il Cobra e la Luna, sempre in centro a Ravenna. E infine il mio amico dei Fanti. No, Fanti Retro, no, ex Fanti, adesso si chiama Retro Spirit Food, dove puoi andare a fare un buonissimo aperitivo e anche una cena o un pranzo, dipende se ci vuoi andare con una ragazza e quant'altro. Bene, allora andiamo avanti e conosciamo appunto il nuovo artista qui con me. Oggi andremo a vedere due tue canzoni che sono uscite poi quest'estate. Esatto. Giusto? Una è Diabla, il mio primo singolo proprio ufficiale. Singolo ufficiale Diabla, con quello ti hanno conosciuto. Esatto, e poi ho fatto un remix in italiano di Loco. Ah, il remix italiano di Loco, quindi tu fai il reggaeton. Reggaeton, sì. Reggaeton in italiano, ma poi anche comunque... Metà spagnolo, metà italiano, sì, mi piace... Ti piace, mix, diciamo, sì. Mixare insieme, esatto, le due cose. Sì. Bene, allora, però noi dobbiamo capire tu da dove hai iniziato. Allora, tu hai iniziato a farti conoscere quest'estate, sì, con queste due canzoni, ma hai iniziato prima. Esatto, ho iniziato prima, quando avevo 12 anni mi chiudevo nelle mie stanze, mi chiudevo a scrivere, a provare a cantare, mi vergognavo dei miei genitori, quindi cantavo a voce bassa. Io mi chiudevo anch'io a 12 anni nella stanza, però non andavo a scrivere. E niente, poi passando anni vedevo che ero sempre più, diciamo, in maniera più consistente. E la mia scrittura è tutto, tanto che mi sono lasciato con la mia ex. Chissà perché, sì, venuto 4 mesi fa. No, perché io ho un carattere brutto, quindi nel senso mi concentro sempre sulle persone sbagliate che ho attorno, mi concentro. Ma magari perdo me stesso. È un quindi. Segnale, magari con quel cose lì tu puoi unire l'utile al dilettevole, esatto, diciamo così. Quindi no, a parte gli scherzi, quando mi sono lasciato ho iniziato seriamente a fare questa quindi, cosa. Quindi diciamo hai deciso di dedicarti appunto alla musica, sì, a 13 anni, perché insomma avevi bisogno di esprimere. Bisogno, sì, di, diciamo, quello che ho dentro, di trasmetterlo. Comunque di fare fuori. Musica è uno dei modi migliori per trasmettere, sì, cose. Poi dopo più... c'è gente che magari lo trasmette in altri modi, certo, però certo. Insomma, e qual è il tuo genere? Beh, il tuo genere musicale l'abbiamo già parlato, del reggaeton, sì. Ma sei partito dal reggaeton? Allora no, io non sono partito dal reggaeton, sono partito da, diciamo, da uno sfogo interiore che avevo. Ho scritto una canzone appunto per la mia ex, la mia prima canzone. Che l'hai bastonata? No, diciamo che sono stato molto dolce. Ah, ok, hai cercato di riconquistarla. Sì. Ok, perché quando uno si lascia, che è ancora innamorato, cerca sempre, sì, di tornare, sì, a cercare di riconquistare, esatto, appunto. E quindi una canzone... Diciamo che è un genere come ultimo, diciamo, la mia prima canzone è stata un genere come ultimo, perché quello c'ho, okay, c'ho anche quella parte. Un pop. Esatto, diciamo. È brevissimo. Sì. Bene. Poi da lì niente, sono andato su reggaeton perché è proprio quella reggaeton cosa... è reggaeton, c'è niente da fare adesso ultimamente. Ma no, poi anche un genere per me sottovalutato, quindi anche in Italia. Beh, sicuramente ci sono molti ideali su reggaeton, c'è chi lo fa per il reggaeton, ma... è bello vederlo e sentirlo, latino purtroppo è il suo, cioè il Latino America è nato, esatto, lì, esatto, quindi esatto, è una cosa che si porta bene dietro. Poi dopo ci vanno dietro tutte le altre nazioni, scommetto che ci sia anche il reggaeton rumeno. Però, insomma, voglio dire, esatto, è sempre quello latino, quello migliore. Bene, allora adesso andiamo appunto a vedere la tua prima canzone, che è Diabla. Diabla, che tu hai scritto. Ho scritto e racconta di questa ragazza, appunto, amante dei locali. Un po' come te.
un po' come anche perché ci siamo conosciuti nei locali. Quando mi lascio, amante dei locali. Vabbè, sì, wow, sì, giustamente uno è libero, poi dopo sei più tranquillo, vai a balchiare. Esatto. Quindi tu hai scritto questa canzone che parla di questa ragazza che è amante dei locali. Cosa fa questa ragazza nei locali? Balla reggaeton? Balla, gli piace divertirsi, gli piace il divertimento. Bene, allora adesso ci andiamo a vedere appunto Diabla. Un po' una Diabla. Ah, cattivo, vai, Diabla, vai. Sentita, capita, sei stata solo brava a dire che è finita. Queste storie le ho già viste. Vuoi apparire come quelle nelle riviste? Mamma zita. E io sono una diabla vestita pra. Fuera la primera, so che vorresti mettere il culo su un Panamera, ma lei mi guarda ancora come se fosse la prima volta. Ah, ritornava dalle serate tutta sbronza ed io non ci stavo più dentro, mammasita. E io sono una diabla vestita pra. Eccoci qua di nuovo in studio RSE Live Streaming, completamente rinnovato anche Talent Scout. Con me qui Alessio, appunto in arte, dimmelo. Shane Del Rey. Shane Del Rey. Shane, che con questa esce un po' romagnola, io non riesco a farlo, capito? Abbiamo appena visto Diabla, bellissimo video, ringraziamo anche la Debora, giusto? È vero, è vero. Che ha partecipato ed era appunto la Diabla, la Diabla di questo video, molto bella anche lei. Bene, mi è piaciuto molto. Come hai costruito questa canzone? Cioè, adesso mentre la guardavamo abbiamo parlato un attimo, spiegami un po'. Allora, io l'ho costruita, comunque cercavo ovviamente una ragazza che potesse rispecchiare al 100% quello che volevo io. Infatti Deborah è stata bravissima. Beh, è una diavola di certo. Sì, volevo che fosse molto provocatoria. Volevo far vedere, diciamo, questo distacco che c'è tra quel ragazzo, che ero ovviamente io protagonista del video, innamorato e lei, diciamo, era da un'altra parte, la Diabla che non ti caga, no? Hai scelto la persona giusta. va bene, andiamo avanti. Allora, mi stavi anche dicendo, comunque, mentre guardavamo il video, che ti stai improntando con i primi live. Sì. Che piace questa cosa qui, anzi ti piace molto. Sì.
Vuoi parlarmi un attimo? Com'è, sì, com'è questo impatto col pubblico? Ah, è bellissimo, è un'emozione unica. Ho fatto il primo al Parco delle Acque a Imola. Ok. C'era tanto. Intanto diciamo di dove sei, perché io ancora sono di Imola, però sono nato a Palermo. Siamo qua con la mia famiglia. Sei palermitano. Palermitano del sangue, sì. Bene, quindi abbiamo un siculo romagnolo, come anch'io sono, perché anche mia mamma è siciliana. Io sono nato qua, però no, insomma, questo sangue misto. Caliente. Caliente. Bene, quindi impatto come... buono che hai avuto col pubblico. Sì. Ho fatto il Parco delle Acque Minerali, che è stato bellissimo, la mia prima volta. Poi sono stato a Milano, alle Jardins, e poi sono stato a Viareggio 2 settimane fa, sempre in un locale. Oh, Viareggio. Viareggio, E c'è una persona che mi segue, che mi sta facendo piano piano girare i locali. Ti fa un po' da manager. Sì. Vogliamo salutarla o... Non vuole dire mai nome e cognome. Non diciamolo, lasciamolo allora. Prima o poi però. Lasciamolo il manager ignoto, va bene, ok. Allora, poi parlavamo anche... Cosa parlavamo? Va bene, niente, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. Hai altri progetti nel cassetto? O? Allora, io vorrei tanto, prossimo anno, fare un album. Ah, completo proprio, sì, quindi 10 sì. tracce. 10 tracce, oppure sta parlando di un EP, vediamo. Ah, beh, un buon lavoro, ci deve essere. Sta già lavorando e... Beh, puoi già bene. Inserire comunque queste canzoni qui, potrebbero essere già delle tracce, perché sì. sono... ecco che mi è venuto in mente appunto, i cantanti che hanno influito, perché tu hai detto che sei partito sì. con un genere, perché hai detto che te sei molto emotivo. Io sono molto emotivo. Emotivo, sì, e quindi sì. hai dovuto esprigionare sì. questa emozione. E cercando di recuperare una ragazza, ma poi dopo hai scoperto da questa dopo cosa l'ho messo da parte, perché hai detto essere cazzo, essere troppo emotivi a volte va bene, sono carino, no? Posso cantare e allora aspetta un attimo che mi metto in moto. Bene, qual è stato il cantante che ti ha dato più, diciamo, influenza? Allora, io ascolto molto cantanti spagnoli, proprio in Spagna. Anuel è stato, diciamo, Anuel. Il mio primo. Ok. Anuel, poi in Italia Fred De Palma mi piace come italiano, è l'unico italiano. Diciamo quello che rispecchia un po' sì. la reggaeton. E poi vabbè, ci saranno anche quelli americani, Latin America, Maluma l'ascolto, però comunque diciamo i miei principali sono quelli. Bene, allora adesso fra un po' andiamo a vedere il amo tuo... Madame, proprio mi piace il suo genere Madame. No, pensavo la Massi proprio. No. Okay, no. No, perché sennò magari Madame ti vede e dice facciamo un fit Madame. Beh, perché mai, non sa mai nella vita, Se continui così poi anche con questa bravura speriamo. Può grazie capitare mille, di tutto. Veramente, grazie. Ascolta, la prossima canzone che andremo a vedere, il prossimo sì. video, è una cover. Sì. Giusto? Hai voluto fare una cover dallo spagnolo all'italiano. Esatto. Vuoi parlarmi di questa cosa? Un remix in italiano di Rocco, è una canzone che comunque mi piace molto, mi faceva ballare a macchia, io ballo poco. È impossibile non ballare con Loco. Esatto, da lì ho pensato di remixarla, diciamo, di fare una versione italiana. Esatto. E ti italiana. Ha aiutato qualcuno o hai fatto tutto il tuo polso? Io da solo. Ti sei messo lì con calma sì. e hai detto vabbè adesso sì. proviamo a fare una cover in italiano. Allora, innanzitutto abbiamo parlato dei canali social della radio, ma non abbiamo parlato dei canali social del mio amico Shade Rain. Parlacene, quindi su Instagram mi trovi con The Real Shane Del Rey. Ok. Su YouTube sono Shane Official. Shane Official. Sono anche su TikTok con Shane Official. Ma lì fai balletti o non sono bravo io con i balletti, faccio fare agli altri. E poi niente, su Spotify al momento sono ancora fermo perché ho avuto problema con il nome di Shane, perché è una grande marca, no? È una grande marca di abbigliamento online, quindi io ho aggiunto Shane Del Rey e si stanno caricando tutte le canzoni. Ah, tutto, ecco perché Shane Del Rey non mi trovava mai, quindi ci sono anche tanti pseudonomi. Vabbè, non ci sono solo noi al mondo. Va bene, allora questi erano i canali appunto social dove potete andare a trovare il nostro amico Shane Del Rey, Instagram, ma andate a vedere soprattutto YouTube con Shane Del Rey. Esatto, Shane Official, sì. Official, mi raccomando, e andate a ascoltare tutte le sue canzoni, magari ci sono anche spezzatoni di live, qualcosa sì, che hai fatto. E adesso, come salutiamo il pubblico, gli amici della prima puntata di Talent Scout, ringraziamo. Grazie mille a tutti, ringraziamo. Ringraziamo me. Ringraziamo tutti. Veramente, grazie mille. RSE Live Streaming. E poi voglio ringraziare ovviamente i miei sponsor, che per adesso sono soltanto il Cobra e la Luna, che guarda, sono onoratissimo di portare questo cappellino che mi ha regalato.
E poi ti regalerò anche uno sconticino. Grazie. Se vuoi andare a fare un piercing da lui, un tatuato, visto che tatuaggi un po' di posto ce l'ha, ce l'ha la schiena, sì. Bene, potrei andare dal nostro amico. E poi salutiamo Aldo di Benzina e poi infine Retro Spirit Food, dove fare un buon aperitivo, ok? E adesso, signore e signori, andiamo a vedere Loco. Loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale punta pa' mí, que te quiero sentir, sabe que yo muero por ti, y que tú mereces por mí, así que no hay más nada que decir. Solo pasa se lo fai muovere, così sopra di me, muovilo adesso che ti voglio sentire, lo sai che muoio per te, e so che tu muori per me, quindi non ho niente da dire. Quando stavi ballando, io ti stavo guardando, noi che bevendo tanto ci stavamo innamorando, non capisco che succede, il tuo sguardo dice che mi vuole, tu me vero, sai con me, vediamo che succede, se vado poi non torno mai, con tutte le lady che stanno attorno, perché poi nel letto ti ritrovi sempre con me. Io loco quando lo muovo sì, dura insieme a me, dalle punta per me, che te quiero sentir, sabe che mero por ti, di che tu mereces por mi, así que no hay más nada que decir. Io soy loco quando lo muovo sì, così sopra di me, muovilo adesso che ti voglio sentire, lo sai che muoio per te, penso che tu muori per me, quindi non ho più niente da dire. Quando te vi ballando, me quedé maquinando, después de estar tomando, si termina mudando. Quando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, si termina mudando. Yo soy loco cuando lo mueve así, tú encima de mí, dale punta pa' mí, que te quiero sentir, sabe que yo muero por ti. Dale punta pa' mí, que te quiero sentir, sabe que muero por ti, y que tú mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo muevo así, così sopra di me, muovilo adesso che ti voglio sentire, lo sé que muoio per te, eso que tú morí per me, quindi non ho più niente da dire.